Ciao a tutti, qui Superlupin 777, benvenuti in questo nuovo episodio di Potere agli Iscritti. Allora, partiamo subito con il nostro team. Abbiamo Soak, che ci viene suggerito da Giovanni Gugliotta, e ha la Chase Scarf come strumento, quindi la stola scelta, abilità, vigore e mosse, zuffa, velenpuntura, terremoto e privazione, EV 4 MPS, mentre 252 li troviamo sia in attacco che in velocità, con una natura allegra, quindi più velocità, meno attacco speciale. Passiamo a Fiore Velenoso, SP, e poi cos'altro c'era? SP Wall, non ci starà mai questo nome. Comunque a Rose Raid, che ci viene suggerito da Alex da Ponte, con il corpetto assalto come strumento, abilità Natural Cure, non so che cosa sia in italiano, cura naturale, boh, non so come si traduca. Comunque quello che gli fa permettere di perdere alterna cura, forse qualcosa del genere, che gli fa perdere il problema di stato quando viene switchato. Mosse, gigassorbimento, fango bomba, palla ombra e magibrillio, EV 252 in HP, 56 in attacco speciale, 200 in difesa speciale, con una natura calma, che quindi va a boostare proprio questa statistica a discapito dell'attacco. Passiamo a Rafiki, questo Darmanitan col nome tanto esotico, che ci viene suggerito da Polymaster. E questo Darmanitan ha anch'esso la Choice Scarf, quindi resta la scelta, abilità Forza Bruta, mosse U-Turn, quindi retromarcia, fuoco carica, troppo forte e frana. EV 252 in velocità e in attacco, e 4 in difesa speciale, se non ho sbagliato dagli, sì, dovrebbe essere così, e ha una natura decisa, quindi più attacco meno attacco speciale. Comunque c'è una particolarità, perché mi è venuto in mente che questo Fiore Velenoso SP Wall ha 30 EV in attacco e in difesa. Non capisco il perché di questa scelta, probabilmente voleva dargli un intro forza, ma alla fine ci ha ripensato. Fatto sta che gli EV li ha lasciati così, quindi io l'ho fatto così. Passiamo a Phantom, questo Sigilith che ci viene suggerito da Ale Rocket 745, con la Flame Orb, quindi la fiammosfera, abilità Magic Guard, Magic Scudo, mosse Psycho Transfer, Stored Power è la veicola forza, Cosmo Forza e Trespolo, 252 EV in HP, 64 in difesa, 188 in attacco speciale, 4 in velocità. Quindi per evitare strani scontri con altri sigili, fa comunque Pokémon con la mia stessa velocità e nessun investimento in questa statistica, con una natura sicura, quindi più difesa meno attacco. Passiamo a Mumutank, questo Miltank con gli avanzi, abilità Nervi Saldi, mosse Sismic Toss, quindi movimento sismico, tossina, buon latte e rintocca sana, EV 252 in HP e in difesa speciale, con una natura che va a boostare proprio questa statistica a discapito dell'attacco speciale, e 4 EV in difesa. Passiamo poi a I'm Blue, che è questo Gligar che ci viene suggerito da Turbo Neofita. Ah, comunque Mumutank ci viene suggerita da Il Fake, mi è venuto in mente adesso. Mentre I'm Blue ci viene suggerito da Turbo Neofita, con strumento, Evol Condensa, abilità, immunità, anche rima, mosse, tossina, trespolo, protezione e privazione. Gli EV gliel'ho dovuti dare io, perché si è dimenticato di scriverli, come anche la natura. Nella natura gli ho messo una che potenzia la difesa speciale, a discapito dell'attacco speciale, per equilibrare un pochino le difese. Ho messo appunto 252 EV proprio nelle difese e 4 in HP. Ho fatto così perché volevo avere un buon wall misto, diciamo, che l'Evol Condensa va a boostare del 50% entrambe queste statistiche. Quindi direi che abbiamo detto tutto, ci vediamo con le lotte. Ed eccoci qui, siamo contro a Who is He, con questo personaggio enigmatico. Comunque potrebbe iniziare magari col suo Hippodon per settare le rocce, il mio avversario, e in effetti potrebbe essere un team, no, non penso che sia un team della sabbia, perché ci sono tre Pokémon che non c'entrano un'emerita pippetta. Comunque Fiore Velenoso potrebbe fare molto male, un casino di male, tutto tranne che a Rotom potrebbe dar fastidio. E io quasi quasi gioco proprio Fior Velenoso, oppure
Sì, ma dai, mandiamo Rafiki, che forse è meglio. Il timer intanto è partito, e perfetto, ho fatto bene perché il mio avversario in effetti inizia proprio col Rotomit. Quindi, questo Rotomit lo voglio fare un pochino tentennare, o comunque fargli un gran danno con una mia mossa di tipo roccia, quale è Frana. Quindi vediamo un po' Rotomit. Cosa ci devi fare? Se andare per l'Invertivolt, se rimanere in campo, non so che cazzo voglia fare. Ora lo scopriremo. Who is he? Fai pure la tua mossa. E insomma, se ti decidi, però magari mi fai un bel favore, ok? Arriva Rock Slide e Rotomit se ne va KO. Quindi perfetto, ottimo inizio del nostro Rafiki che voglio preservare. Ragion per cui a questo punto lo switcherò, dato che con questa mossa non posso più fare molto al mio avversario. Infatti, guardate, c'è Hippodon a cui non faccio niente. Stessa cosa vale per Empoleon, gli altri due, vabbè, danno neutro, intendo Trevenant e Machamp. Mentre per quanto riguarda Aerodactyl, vabbè, li farei un po' di danno, però è un altro discorso. Adesso manderei il mio Phantom perché il mio avversario sta per andare per il Dinamipugno quasi sicuramente. Quindi manderei il mio Phantom che lo può reggere come un signore. Invece arriva l'Ice Punch, bel predict dell'avversario, io sono scottato. Sono scottato, sono più veloce o sono più lento? Più veloce o più lento? 229 o 231, perfetto, sono più veloce, posso andare per il Roost, perdere il mio tipo volante e Machamp. È un po' nei coglioni, nei po è un po' nei coglioni, sì, è un po' nei cazzi. Vabbè, più o meno siamo lì con la situazione, però il senso non esisteva prima. Comunque, Machamp, te e le tue quattro braccia, se volete, potete anche cercare di tirarmi un pugno, perché io avrei altro da fare, avrei una partita da guardare tra tipo 20 minuti, anzi 16 minuti. Ok, va per il knock-off e questa è una cosa pessima per me, veramente pessima. E come faccio adesso? Che faccio? Che faccio? Vado per lo Psycho Shift, cazzo, gli passo la scottatura e dopo si arrangerà questo Machamp. Se il mio avversario dovesse switchare, vabbè, è uguale lo stesso. Ok, arriva il Bullet Punch avversario e mi spiace per lui, ma io mi curo dal mio problema di stato, dalla mia scottatura, e arriva a Machamp. Ora, vediamo quanto ci ha tolto, 14,7%. Se siamo veramente inculati, riusciamo a reggerne un altro, ma questo deve essere veramente un colpo di fortuna assurdo. Ma io ci provo, provo ad andare per il Trespolo e vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Phantom che ha perso la sua Flame Orb, quindi non potrò più passare scottature ai miei avversari, pace amen. Sinceramente vivo lo stesso. Arriva il Bullet Punch avversario e in effetti non posso più passare niente ai miei avversari perché muoio. Cioè, sono morto già. Adesso, vediamo un po'. Ci sarebbe Fiore Velenoso che è ansioso di colpire il mio avversario. E quasi quasi schiero lui, eh. Però lasciatemi dare un secondo un'occhiata al mio team. Ok, mando Rafiki in realtà. Mando Rafiki e vado per un U-turn perché magari il mio avversario decide di switchare, non lo so, comunque faccio un gran danno a chiunque entri in campo. Dopodiché Gligar farà il suo ingresso nel caso in cui questo Machamp decidesse di rimanere in campo o non so. Non saprei chi altro mandare. Vabbè, l'Ice Punch su Gligar gli farebbe veramente un male cane. Ok, il mio avversario decide di switchare, entra in campo Hippodon, quindi con esso arriva anche la sabbia. Fiore Velenoso va in campo. Non c'è ragione per non mandarlo, quindi facciamo che entri in campo. Vabbè, il mio avversario potrebbe avere i Rogodenti, ma queste sono cose secondarie. Andrei per il Giga Assorbimento e vediamo un po' cosa riusciamo a combinare all'avversario che va in Empoleon, non Trevenant. Ok, va bene, va benissimo. Empoleon che ha. Cos'è che aveva questo Empoleon? Ah, ha gli avanzi. Perfetto. Adesso, questo Empoleon che cosa vorrà farmi? Ha l'Ice Beam, quasi di sicuro. Ha l'Ice Beam e quindi per un Ice Beam potrei mandare in campo il mio Rafiki, ma io insisterei quasi quasi ancora con Fiore Velenoso, forse. Voglio farlo davvero? Sì, voglio farlo davvero. Voglio insistere con Fiore Velenoso e vedere un po' cosa riusciamo a fare. Tanto ho l'Assault Vest dalla mia parte, ho una difesa speciale allucinante. Mi auguro di riuscire a reggere un suo Ice Beam e anche bene.
Questo è un mio auspicio, però vedremo se in effetti le cose andranno così o meno. Empoleon, la cosa sicura però è che tu devi fare la tua scelta, perché io davvero non ho tempo da perdere, vorrei fare almeno due lotto, che arriva il gigassorbimento e lo porta al 63% di vita, arriva Stealth Rock a seguire e non ho di Fogger naturalmente perché non me li suggerite mai. No, non è vero, la volta scorsa me l'avete suggerito e siete stati bravi. Invece questa volta no, ma fa niente, va bene, va benissimo così, perché mi piace questo team. Spero che, ecco, non ci troveremo davanti un Fortress che inizia a mettere punte, file punte, Stealth Rock al prossimo giro, diciamo. O anche la ragnatela, com'è si chiama, la Sticky Web. Non me lo ricordo più come si chiama in italiano. Comunque penso abbiate capito. Spero che non me la piazzino, perché potrebbe essere un problema. Se decidi di insistere così con gli Ice Beam, guarda, io posso stare in campo anche tutta la giornata, perché con il gigassorbimento vado a recuperare quello che tu mi togli con l'Ice Beam e ci perdi soltanto tu Empoleon, o almeno io ci perdo un filino di vita, ma non è un problema. Perfetto, entra in campo Trevenant. E perché no? Lo avveleniamo questo Trevenant? Ci proviamo? No, andiamo con la Shadow Ball. Questa è veramente una mossa che mi ero dimenticato di avere e in effetti potrebbe mettere in difficoltà l'avversario, che forse andrà per una protezione per scoutare, non lo so. Però fatto sta che stiamo in campo e vediamo che succede. Vado per la palla ombra e almeno spaventiamo un po' questo Trevenant. Buttarlo giù me lo sogno, perché non penso proprio che riusciremo a buttare giù un Trevenant con l'84% di vita con un solo attacco non stabbato. Da tra l'altro Roserade, che non ha investimenti eccessivi in attacco speciale, avrà giusto un qualcosina mi sembra. E infatti lo mandiamo al 36% di vita, la sua Citrus Berry si attiva e adesso sono cazzi miei, e l'ha già ripresa la Citrus Berry. Ha già ripreso la Citrus Berry sto pezzetto di cacca. E sai una cosa? Io insisto ancora con la Shadow Ball, non mi importa, perché lo mandiamo giù a veramente poca vita. Boom, 8%, vabbè, adesso si recupera un po' grazie alla Citrus Berry. E adesso però è a portata. Dai, ma che culo c'ha quel ragazzo? L'ha già ripresa la sua bacca. Vabbè, io adesso mando in campo il mio piccolo, come si chiama? Darmanitan. E ora il cambio avversario è quasi scontato. Quasi scontato, ma in chi? Chi potrebbe reggere un mio attacco? Ma cazzo me ne frega, vado per un Flare Blitz e basta, perché il mio avversario non ha una scelta vera e propria. Infatti vado con il Flare Blitz e questo Aerodactyl se ne va al 43% di vita. A questo punto sono in grado di outspeedare ancora? 289 più 140, 320, 420... Sì, sono ancora in grado di outspeedare, a meno che l'avversario non abbia... Ok, non ha Choice Scarf perché ha la Mega Pietra. E Aerodactyl se ne va giù. E il mio Rafiki è ancora in campo ed è super pompato. Mi avete detto che era super potente, ma in effetti è così. Bravi, ottima descrizione. Ottima descrizione del Pokémon. Siamo 4 contro 4, quindi who is he? Fai pure la tua scelta. Perché, ops, scusatemi, non volevo fare comparire quella brutta finestra, ma stavo guardando che ore fossero, perché come ho già detto il tempo vola ed è contato. Quindi dai, veramente un avversario più lento di così esiste? Io, ok, uno è entrato e poi è uscito, visto adesso una persona che era qua a guardarci. Ok, finalmente una cazzo di scelta l'ha fatta il mio avversario e la scelta ricade su Hippodon. Io vado per il Flare Blitz per il semplice motivo che dopo perderei ancora il 25% di vita e perché gli facciamo un danno della Madonna. È naturalmente anche un critico, ma fa niente, abbiamo fatto un danno della Madonnina. Adesso, chi potrebbe entrare in campo a fare un po' di casino? Tu, certo, potresti entrare, oppure Mumu. Potrebbe entrare anche Mumu, in effetti. E sarà proprio il Pokémon che mando in campo, il mio Mumu. Sì. Sarà proprio lui, perché posso colpire tutti, togliendo 100 PS, che non è male, e poi posso avvelenarli, tutti tranne il suo Empoleon, ma fa niente. Andiamo per un Seismic Toss, appunto. Vediamo un po' come reagisce il mio avversario. Non decide di preservare il suo Hippodon e questo appunto segna la fine di quest'ultimo. Il mio Mumu recupera la vita persa
per via della tempesta di sabbia, grazie ai suoi avanzi. E a questo punto Tossina arriva. Trevenant, stai attento. Perfetto, avvelenato, e questo è un problema in meno. Sono scottato, e a me che me ne frega, a me, io c'ho Heal Bell, la nostra rintocca sana, quindi andiamo subito a levarci dalle palle questo brutto problema di stato. Il mio avversario forse avrà per un Protect, nel caso in cui ce l'abbia, un Protect. Vediamo un po'. Trevenant, manifesta le tue intenzioni. Abbiamo già visto Ombra Artigli, Fuoco Fatuo, e le altre due mosse, presumo Legnicorno e Protezione. Protezione, secondo me, dovrebbe averla questo Trevenant, però non si sa mai, non si sa mai. Vediamo un po' che cosa ci riserva. Damn that crit. Mi spiace, amico, mi dispiace, ma l'Axe non la comando io. Infatti al Horn Leech, il Legnicorno, perfetto, e si vede subito adesso. Vediamo un po' che cosa combinare al mio avversario. Potrei andare per il Milk Drink, perché no? Tanto il mio avversario può attaccarmi quanto vuole, la tossina lo porterà giù, perfetto, il mio avversario si è arreso, abbiamo vinto e andiamo a cercare la seconda e ultima, credo, lotta del giorno. Vediamo un po' che cosa riusciamo a trovare e speriamo che sia una lotta veloce, perché io me ne devo scappare. Chi potrebbe essere il suo lead? Sinceramente, così non riesco proprio a capirlo, come del resto non riesco neanche a capire chi possa essere il suo lo posso capire, può essere solo Ampharos, perché Mega Lucario in underused, e mi sa di no, Comunque, Roserade qua potrebbe essere una buona scelta, perché se iniziasse con questi due elementi, vale a dire Hydreigon e Noivern, potrei colpirlo duramente, e in effetti penso proprio che uno di questi due sia il suo lead. Perché, sono molto veloci, possono entrambi imparare retromarcia, può darsi che inizi con questi. Anche Zelgor naturalmente è molto veloce, è velocissimo, è una scheggia, però come lead sinceramente non so cosa potrebbe fare. Vediamo un po'. Cobalion, non ci ho azzeccato per niente, il mio avversario si è arreso, abbiamo vinto un'altra lotta, si è arreso soltanto vedendo Fiore Velenoso SP Wall. Soltanto il nome l'ha impaurito. Dai, facciamo la terza lotta, perché questa qua era praticamente una cosa inesistente. Si è ritirato subito, si vede che, non so, la mia squadra lo intimoriva evidentemente. E in effetti è una signora squadra questa, e non è cosa... Ok, cosa ho detto prima? Speriamo in nessuna elettrotela, sticky web, non so come cazzo si chiamasse, o in Fortress, e ci becchiamo Galvantula e Fortress nello stesso turno. Vabbè, che cazzo è successo? Vabbè, non si capisce. Qui c'era scritto che il mio avversario si è disconnesso, quindi cerchiamo la quarta lotta. E che cazzo se ne frega? Però, una lotta vera voglio trovare. Una lotta dove si lotta. Sti cazzi. È una squadra veramente spaventosa. Potrebbe iniziare col suo Donphan, anzi, penso proprio che inizi col suo Donphan, il mio nemico. Ragione per cui inizierei con Mumu. Va bene Mumu? Ma sì, dai, iniziamo con Mumu e vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Forse non era la scelta migliore, in effetti, ora che ci sto pensando, perché, ok, non entra in campo il suo dannato Infernape, ma comunque abbiamo un tipo lotta di fronte, ed è pure tipo veleno, quindi non posso fargli un'emerita sega. Ok, questo è il senso della cosa. Mandiamo in campo il nostro Sigilyph a risolvere la situazione, perché qua una mossa di tipo lotta potrebbe essere veramente dannosa. Arriva il fake out avversario, perfetto. Ora si immaginerà che io sto per scambiare il mio problema di stato sui suoi Pokémon, quindi andrei per il Cosmic Power. Così boostiamo un pochino le nostre difese e ci mettiamo in una bella posizione. Anche perché un Toxicroak non vorrebbe mai rimanere in campo contro un Pokémon di tipo psico. Perfetto, arriva il suo Chandelure, eccellente. Quindi ho fatto una buona scelta. Adesso andrei ancora per il Cosmic Power. Confido nelle mie difese. Perfetto, arriva lo Shadow Ball e porco diez, non dovevo confidare in nessunissima difesa. Quant'è che ha? 284? 289? Chandelure, mi spiace per te, ma se rimani in campo te ne vai via. Te ne vai via in un solo attacco. Quindi Rock Slide sia. Hai chiesto le rocce, e che rocce siano. Vai Rafiki, ti prego,
inganna il tuo avversario, fai in modo che rimanga in campo, arriva in campo Orphan, il Donphan. Orphan Donphan, sinceramente, è un pochino problematico da affrontare. È un pochino problematico, sì. Cosa potrei fare? Potrei mandare Mumu o potrei mandare il mio fiore velenoso, bla 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 bla. Mandiamo proprio fiore velenoso? Sì, perché qua gli facciamo una bella giocata, secondo me. Se mandiamo fiore velenoso, che il mio avversario va per la Stealth Rock, ne approfitta, e io vado per il Dazzling Gleam, prevedendo l'ingresso in campo di Infernape. Se l'ho azzeccato, sono un cavallozzo, entra in campo Toxicroak purtroppo, e questo danno non è uno dei migliori in effetti. In effetti non è proprio uno dei migliori. E questo Toxicroak cosa potrebbe farmi? Potrebbe distruggermi con una mossa di tipo veleno, ragion per cui Aim Blue entra in campo e fa il tuo dovere. Questo avversario mi sta veramente un pochino distruggendo il culo. Quindi dobbiamo cercare di giocare seriamente, ma non riesco a giocare con il pensiero giusto. Purtroppo non riesco. Andrei per un knock-off perché è sempre cosa buona e giusta privare il mio avversario del suo strumento, soprattutto se quell'avversario fosse Chandelure ed è Orphan in realtà. Va benissimo anche lui, anzi, va più che bene. Andrei per. Sono più veloce? Sì, dovrei essere più veloce, ma fa niente, vado per la protezione perché il mio avversario sta per andare per l'Ice Shard. Vado per la protezione. Così almeno faccio capire al mio avversario che ho visto la sua mossa. Eccellente. Adesso penserà che io vada a switchare, ragion per cui vado per una tossina e li avveleniamo quel Donphan. Se sempre ammesso che faccia la scelta peggiore. Ok, ha sbagliato la scelta e infatti l'ho trollato con grande stile, devo dire. Protezione, proteggiamoci dalla sua Ice Shard questa volta, veramente. Vediamo un po' se Orphan ci casca ancora. Perfetto. Perfetto, ci casca come un pollo. Eccellente, quindi questo Orphan va a prendere sempre più danno. A questo punto l'Ice Shard è in arrivo, abbiamo visto. E se arriva l'Ice Shard, entra in campo anche il mio piccolo Rafiki. Entra in campo e fatti valere. Ora, abbiamo visto che ci sono due tipi buio dalla parte avversaria. Però è fatta veramente bene per quanto riguarda i tipi. Per quanto riguarda i tipi, la squadra avversaria, perfetto, si è arreso, quindi abbiamo vinto anche questa lotta. Ci stavamo mettendo in una buona posizione, in effetti. Forse è stata una saggia scelta quella dell'avversario di ritirarsi adesso, perché il suo Orphan stava per andarsene giù e il mio Rafiki avrebbe potuto fare veramente molte belle cose. Io sarei andato per uno U-turn adesso. Non so, cioè soltanto per fare un po' di danno al mio avversario, almeno credo che questa sarebbe stata la mia mossa. Comunque sia, se questo episodio vi è piaciuto, vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace, un po' corto, ma purtroppo avete visto anche voi la carenza di avversari validi che vogliano lottare fino alla fine e il fatto che io ho poco tempo, devo andarmene. Quindi niente, se questo video vi è piaciuto, vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace, condividere, iscrivervi e fare quello che vi pare e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!